Oggi sulle donne, non certo distribuendo i soldi alle imprese. Mai come in questa epoca storica sono stati dati soldi direttamente alle imprese. Sappiamo di essere un po' in controtendenza, Draghi sembra non solo il salvatore della patria, ma davvero cioè, l'uomo della speranza. In realtà Mario Draghi rappresenta esattamente quello che è, cioè lui è stato a capo della Banca Centrale Europea, rappresenta quel tipo di poteri, quel tipo di sistema economico ed è chiamato esattamente a portare a compimento quel lavoro che in realtà aveva iniziato Mario Monti già nel 2011. Le politiche che verranno messe in atto, nonostante le belle parole, saranno comunque politiche neoliberiste, politiche in cui sulla crisi, sulle macerie di questa crisi verrà rafforzato il sistema che di fatto ha generato questa crisi, a cui la pandemia ha dato solo una spallata. Quindi per noi è Mario Draghi? No, grazie. Mario Draghi è pericoloso perché diversamente da altri è intelligente, ma la sua intelligenza è finalizzata a sostenere gli interessi delle élite economiche e finanziarie e non a fare il bene dei ceti popolari. L'ha dimostrato ripetutamente. È ovviamente un uomo che ha fatto queste politiche, che ha sposato il credo neoliberista dei tagli al pubblico perché a vantaggio del privato e della finanza. Uno che ha sposato questa linea, che è un credo, non è una realtà, perché non corrisponde in nessun modo a dati di fatto reali, è ovvio che continuerà su quella linea. Non credo che si stia arredendo in qualcuna delle notti passate, e quindi noi siamo molto preoccupati e per questo noi diciamo no.